Benvenuti in un nuovo video di Fisica in Pillole. Questo è il primo video di una serie dedicata alle onde. Nei prossimi video tratteremo di onde elettromagnetiche, onde sonore, effetti delle onde, quindi riflessione, rifrazione, interferenza, dispersione, eccetera. Oggi in particolare ci occuperemo delle onde in generale e delle caratteristiche fondamentali, ma tutto questo dopo la sigla! Le onde sono perturbazioni che si propagano. Si possono propagare in un mezzo o nel vuoto. Le onde che si propagano nei mezzi sono dette meccaniche, mentre le onde che si propagano nel vuoto sono dette non meccaniche. Un esempio di onde meccaniche sono le onde sonore. Un esempio di onda non meccanica è l'onda elettromagnetica, che si può propagare anche nel vuoto. Ora cerchiamo bene di capire però cosa significa propagazione di una perturbazione. L'esempio più semplice di onda è l'onda su una corda. Voi sbattete un estremo della corda e vedrete che si propaga una curva fino all'estremità successiva. Analizziamo quell'onda che abbiamo generato con il battito della nostra mano. Le particelle della corda si muovono dal basso verso l'alto, ma non vanno in avanti. Quello che va in avanti invece è l'onda. Quello che si muove è il movimento. Non si muovono pezzi effettivi di corda, quindi la perturbazione è un'energia che si trasferisce alla parte successiva. Quello che effettivamente si propaga è un'energia e non delle particelle. Nel caso dell'onda sulla corda, la propagazione viaggia in avanti, mentre le particelle della corda viaggiano dal basso verso l'alto. In questo caso qui, l'onda è detta trasversale. Un altro esempio famoso di onda trasversale è l'onda elettromagnetica. Esistono anche delle onde, per esempio quelle sonore, in cui la direzione di propagazione coincide con la direzione in cui si muovono le particelle. Queste onde sono dette longitudinali, a differenza delle altre che sono dette trasversali. Ogni onda ha bisogno di una sorgente per generarsi. So che possa essere una lampadina, per una sorgente luminosa. Torniamo un attimo all'onda sulla corda. Lì la vediamo, è molto semplice da vedere. Che cosa possiamo notare? La forma dell'onda sulla corda è una cosiddetta sinusoide. Noi possiamo approssimare tutte le onde e studiarle come se fossero delle sinusoidi. Questa è una sinusoide ed è particolare perché è periodica, cioè assume dopo un tot di tempo lo stesso valore. Questo intervallo di tempo dopo il quale assume lo stesso valore è detto periodo dell'onda. Al periodo possiamo associare una grandezza che si chiama frequenza, che è l'inverso del periodo. Un'altra importante caratteristica dell'onda è la cosiddetta lunghezza d'onda. Ma che cos'è? Abbiamo visto che è periodica e che quindi assume lo stesso valore. La distanza tra due valori uguali è detta lunghezza d'onda. Solitamente la lunghezza d'onda la misuriamo tra due picchi, che è la cosa più semplice. Possiamo classificare le onde sia per la frequenza sia per la lunghezza d'onda, perché sappiamo che sono collegate tra di loro. Vediamo che relazione c'è tra queste due grandezze. La lunghezza d'onda è inversamente proporzionale alla frequenza. Con calma. Che cosa significa? Quando abbiamo lunghezze d'onda grandi, quindi maggiore la distanza tra due creste, che sono i picchi, minore la frequenza, mentre per grandi frequenze abbiamo lunghezze d'onda minori. Ogni onda che ha la propria lunghezza d'onda e quindi la propria frequenza ha qualche caratteristica diversa dall'altra. Per esempio, un esempio semplice di differenza di lunghezza d'onda è ogni colore che noi vediamo ha una lunghezza d'onda precisa. Oppure, per le onde sonore, una lunghezza d'onda diversa significa una nota diversa. Un'altra importante caratteristica delle onde è l'ampiezza, cioè quanto è alta la sinusoide. Quella è l'ampiezza. Immaginiamo di avere un'onda sonora. Avete mai notato, per esempio, su Instagram? Su Instagram vi vedete il vostro tracciato vocale. Più è forte quello che state dicendo, più alzate la voce e più il picco
è alto. Se voi urlate e quindi avete un'ampiezza alta, che cosa succede? Che la vostra voce riesce ad arrivare anche un po' più lontano. Perché succede questo? Quando la nostra voce esce, incontra l'aria. L'aria ha un attrito, cioè in qualche modo consuma quello che voi state dicendo. Quindi più è bassa l'ampiezza, più lo dite a bassa voce e più il suono arriva più vicino. Non arriverà mai lontano se dite una cosa a bassa voce. Questo è detto attenuazione dell'ampiezza, dell'onda. L'attenuazione vale per tutte le onde. Ho fatto un esempio, quello delle onde sonore, però vale anche per le onde elettromagnetiche, anche se in maniera un po' diversa, perché se ci pensate, le onde elettromagnetiche riescono a viaggiare all'interno dell'universo e arrivare fino a noi, e noi riusciamo a vedere stelle lontanissime da noi. Però anche le onde elettromagnetiche hanno un'attenuazione, infatti per esempio l'attenuazione delle onde elettromagnetiche è importante nello studio della fibra ottica, perché lì potrebbe esserci perdita di informazione, eccetera. Nel caso di onde, luce, che devono arrivare da lontano, arriva una quantità così grande di luce che l'attenuazione quasi non si vede e quindi riesce ad arrivare a noi. Nel caso più quotidiano, che per esempio può essere la fibra ottica, l'attenuazione lì è importante, perché noi non vogliamo perdere niente. Oggi abbiamo visto le caratteristiche fondamentali delle onde. Nel prossimo video parleremo di riflessione e rifrazione, che sono tra i fenomeni delle onde più famosi. Per oggi è tutto, mi raccomando, iscrivetevi, commentate qui sotto, mettete like e ci vediamo ad un prossimo video.